Chissà se qualche reginetta di Miss Italia 2018 questa sera avrà il coraggio di sorprendere tutti. Un po' come ha fatto qualche giorno fa la figlia di Madonna, Lourdes, alla New York Fashion Week. La giovanissima si è mostrata in passerella con un jeans strappato e i peli ispidi e scuri, che sbucavano dalle scucciture del pantalone. In perfetta forma fisica, sicura di sé, si è presentata alla sfilata con piume verdi tra i capelli lunghi, senza un filo di trucco sul volto, un reggiseno di catene che lasciava intravedere quasi tutto il seno naturale. Ma sono stati soprattutto quei peli lunghi sulle gambe a catturare l'attenzione degli spettatori. Ma per lei tutta questa attenzione non è più una novità. Sui social sono ormai celebri le sue alzate di braccia e le ascelle pelose. Perché dovrei soffrire le pene delle cerette? Risponde a chi le chiede il perché non abbia paura di mostrarsi villosa in pubblico. È un po' la moda del momento, la voglia della donna di sentirsi sempre meno differente rispetto all'uomo. Proprio nell'epoca in cui il sesso alfa sembra aver deciso di disfarsi della propria peluria. Punto. Ma è solo Lourdes a voler provocare così? Ma che? Da qualche anno c'è una modella cipriota che sta conquistando tutti. Si chiama Sophia Agyipanteli, ha 21 anni ed è originaria di Cipro. È lei l'ultima modella, sulla scia della più provocatrice Cara Delevingne, che prova ad abbattere i classici canoni del mondo della moda. La giovane, studentessa di marketing all'Università del Maryland, ha fatto delle sue sopracciglia folte il suo punto di forza per raggiungere, appunto, il suo scopo. Anche perché lei prova ad abbattere i canoni classici con un movimento del tutto social. Sophia si è spinta ben oltre. Ha creato un vero e proprio movimento social sotto l'hashtag Diesis Unibrow Movement. Spero che questa mia idea normalizzerà le regole che la società ci impone per nascondere o correggere parti del nostro corpo, ha detto Sophia a un'intervista a Yahoo Stile. Voglio incoraggiare la tolleranza degli altri, l'accettazione delle differenze, e, soprattutto, essere orgogliosi di chi siamo. Su Instagram, rispondendo ai suoi follower, rivela la storia delle sue sopracciglia. Mi ero stufata di come erano originariamente, rivela la cipriota, e così ho iniziato a tingerle. Per alcuni è lei la moderna Frida Kahlo, per altri è eccessiva dimensione delle sopracciglia. Punto. Ma lei resta irremovibile. Mi piaccio così. Guardo al mio monosopracciglio come fosse una elinera d'ala di gabbiano, o un rossetto rosso. E conclude. Per me è normale, mi piace e non lo voglio cambiare.
Questa sua particolarità la sta facendo conoscere sempre più dalle case di moda che la vogliono sulla passerella, ma anche tra gli utenti social. In pochi mesi l'account @sopiagipantelli su Instagram ha raggiunto i 400.000 follower.